Ovviamente un'azienda storica come la nostra aveva delle, diciamo, un parco macchine assolutamente da ammodernare. Questo innanzitutto per consentirci una gestione del lavoro molto più efficiente ed efficace. Poi anche per avvicinarsi al mondo green. Proprio per questo ci siamo avvalsi di una importante azienda che produce pale meccaniche e abbiamo scelto di operare sulle pale meccaniche anche la transizione ecologica, che è molto utile per noi perché rispettiamo l'ambiente e efficientiamo il nostro lavoro. Nell'ottica del rispetto dell'ambiente, il rinnovo del parco macchine è stato fatto anche in funzione dell'inquinamento e quindi oltre, diciamo, a gestire in maniera molto più capillare tutto quello che riguarda l'immagazzinamento e la gestione dei rifiuti, abbiamo anche puntato sul rinnovo dei mezzi, tra cui appunto quelle pale della Komatsu e l'escavatore, ci hanno dato la possibilità di usufruire della transizione ecologica, quindi dell'utilizzo di oli che non sono inquinanti. Abbiamo acquistato le pale della Komatsu e un escavatore, abbiamo cambiato molto il nostro parco macchine, abbiamo davvero ammodernato. Questo ci ha consentito anche una manutenzione meno puntuale, perché essendo macchinari nuovi abbiamo anche avuto un forte risparmio dal punto di vista della manutenzione. Malgrado ciò, quando ci sono delle difficoltà, delle criticità, piuttosto che un banalissimo tagliando di una pala, abbiamo l'azienda GIS che ci è molto vicina ed è davvero un'azienda che si può definire leader nel suo settore, perché per qualsiasi tipo di problematica è sempre pronta a supportarci e a risolverci le varie criticità che ci troviamo ad incontrare. Comunque, quando si escava ci possono essere degli imprevisti e la GIS è davvero tempestiva nella risoluzione degli stessi e ci consente di non fermare mai la produzione. Ovviamente in questo difficile momento noi siamo tutti reduci dalle chiusure Covid, non poche aziende hanno sofferto, alcune sono addirittura andate in fallimento o con delle procedure giudiziarie di vario tipo. Noi abbiamo resistito alla grossa onda d'urto e abbiamo fatto sì che il nostro know-how diventasse poi la nostra forza. Ci siamo rimessi in gioco pesantemente, abbiamo ammodernato gli uffici, ammodernato il laboratorio, abbiamo ristrutturato tutti i nostri beni strumentali, abbiamo fatto nuovi acquisti grazie anche alle misure governative che con la 4.0 ci hanno consentito investimenti strutturali davvero importanti con dei risparmi notevoli. Anche nonostante questo, diciamo, complesso di attività che si vengono a creare a livello burocratico, amministrativo, dovute alla transizione ecologica, all'acquisto del nuovo parco macchine, abbiamo riscontrato che, nonostante appunto le difficoltà, siamo enormemente supportati dai nostri partner e quindi questo ci consente di adempiere a tutto il, diciamo, l'iter burocratico che ne deriva senza avere problemi di nessun genere. E oltre questo abbiamo anche dato molto spazio alla nostra capacità manifatturiera. Stiamo andando di nuovo verso il Made in Italy. Che vuol dire? Per noi vuol dire che, al di là delle macchine che sono efficienti e producono dei beni molto precisi, abbiamo anche la manifattura interna, cioè abbiamo i nostri scalpellini, i nostri scultori che creano prodotti che sono unici perché toccati dalla mano umana. Cioè la pietra che si incontra con l'umano diventa un tutt'uno e abbiamo dei prodotti irripetibili che con una macchina questo non si può avere. Quindi abbiamo da una parte la grande tecnologia, l'avvicinamento al green che per noi è un settore importante, noi vogliamo essere un'azienda green, e dall'altra anche l'elemento umano che ci contraddistingue da un'azienda estera che magari produce in quantità superiore alle nostre ma tutto uguale. Noi ci differenziamo, noi facciamo anche dei prodotti diversi di nicchia che sono unici nella loro realizzazione, proprio perché prodotti dall'elemento umano che, appunto, proprio per essere uno e unico rimane appunto un elemento a sé stante e quindi anche il nostro prodotto finale è irripetibile.